Oh mio Dio, che è successo? Possibile che non ci sia nessuno? È proprio nessuno. Spariti anche i treni. Sono 50 anni da quando ero un ragazzino che vengo in centrale, ma questo non era mai accaduto. Possibile. Che sia scoppiata la guerra. Eppure, laggiù mi pare di vedere qualcuno. Scusi, ma che sta succedendo? Ma come, non lo sa? Stiamo attivando la nuova cabina ACEI. Per fare tutto questo, abbiamo a disposizione circa 48 ore. È un tempo sufficiente per attivare tutte le apparecchiature di piazzale e per eseguire delle prove funzionali con movimenti comandati di macchine di manovra. Come sapete, abbiamo preferito il blackout all'attivazione per fasi, per evitare lavori e collegamenti provvisori, una eccessiva dilatazione nel tempo che avrebbe creato grossi disagi alla circolazione, e per una maggiore vostra sicurezza durante il lavoro. Pertanto, adesso sta a voi far sì che tutto vada per il meglio. Buon lavoro. 48 ore di tempo per far entrare Milano Centrale fra le stazioni più moderne d'Europa. E il 31 marzo, subito dopo la partenza degli ultimi treni, alle ore 2, scatta puntuale l'operazione Nuova ACEI. Iniziano i lavori due squadre. Devono disattivare nel fascio ovest del parco i vecchi circuiti di binario e attivare quelli nuovi.
ma la fase più impegnativa scatta alle 7 di mattina, dopo la disattivazione delle vecchie cabine. Sul piazzale iniziano a lavorare contemporaneamente circa 170 persone. 25 sono impegnate in cabina. Altri 75 operatori sono adibiti a mansioni e servizi vari. 20 squadre, composte ognuna di un tecnico e due operai, sono addette ai circuiti di binario. Altre 22 alle casse di manovra dei deviatoi. 7 ai segnali elettrici, 4 per modifiche alla cabina H e nelle stazioni limitrofe e una per trasferire le condizioni dei blocchi automatici. Ogni squadra ha un settore di sua competenza e un numero limitato di operazioni da eseguire. Gli addetti ai deviatoi devono attivare 504 casse di manovra. Slacciano i cavi di collegamento dalle casse di manovra e allacciano i nuovi cavi alle stesse casse. Dopo aver collegato ciascun deviatoio, viene effettuata la prova di controllo delle tensioni in uscita dalle cassette terminali. Per evitare una caotica sovrapposizione di informazioni, ogni squadra contatta la sala operativa per il controllo al termine delle operazioni sul primo deviatoio e alla fine del lavoro sull'ultimo deviatoio. Nel frattempo, gli operatori di cabina, in relazione ai controlli che si manifestano sui banchi e che pervengono dal piazzale, manovrano i deviatoi che sono stati allacciati e successivamente, in collaborazione con ciascuna squadra, verificano la concordanza tra la sala operativa e il piazzale. Gli addetti ai circuiti di binario ne devono attivare 541. La prima operazione consiste nello slacciamento dei collegamenti dalle vecchie cassette di alimentazione e ricezione e nell'allacciamento dei nuovi collegamenti alle nuove cassette dei circuiti di binario. I tecnici procedono quindi alla verifica della tensione in uscita. Come per i deviatoi, per effettuare il controllo viene data alla sala operativa la comunicazione dell'avvenuto allacciamento solo dopo il primo e l'ultimo circuito. Naturalmente, per gli operatori dei circuiti esiste una rete separata di collegamenti telefonici e radiotelefonici. Al termine del lavoro, ciascuna squadra effettua altre prove per verificare la concordanza tra sala relè e piazzale. Le 7 squadre degli addetti ai segnali disattivano tutti i vecchi segnali alti e bassi luminosi, annullandoli con croci o demolendoli in caso ostruiscano la visibilità di quelli nuovi. Anche le ali semaforiche dei vecchi segnali di partenza vengono demolite. Mentre vengono attivati tutti i nuovi segnali da treno e i segnali alti e bassi di manovra. Contemporaneamente ci sono altre squadre che provvedono ad altri innumerevoli lavori, sia in Milano Centrale che nelle stazioni limitrofe. Thank you.
Certo, Milano non si è fermata. I treni continuano ad arrivare. Alambrate, Greco, Garibaldi, Porta Romana, Porta Vittoria. Sono stati spostati dalla centrale circa 800 treni in due giorni, cercando di attenuare al massimo i disagi per gli utenti con le autocorse sostitutive. Qui davanti? Dobbiamo proseguire. No, dobbiamo andare a Porta Garibaldi col pullman e lì c'è... Ah, ecco, bisogna andare... Rapido per Ancona, alle 12. Ma che binario, non si sa. Grazie. C'è il rapido questa sera per 20 miglia alle 8:30? Il rapido di mezzogiorno per Ancona Foggia. Uno? Ma si forma a Milano? Si può... Treno espresso per Venezia parte da binario 6. Treno espresso delle ore 11:35 per Venezia parte da binario 6. Il pomeriggio del 31 terminano i lavori sul piazzale. Da quel momento viene controllata l'efficienza del nuovo impianto ininterrottamente fino alle 21 del 1 aprile, quando in anticipo sui tempi previsti il personale del movimento può prendere possesso della nuova cabina ACEI. Alle 5:04 del 2 aprile entra in stazione il primo treno, il diretto 25:30 proveniente da Venezia. La circolazione su Milano Centrale è riattivata. Certo, adesso è proprio un'altra cosa. Per formare anche l'instradamento più esteso ci vogliono solo pochi secondi. Prima ci volevano almeno 3 minuti. E quante leve bisognava manovrare? Per una stessa operazione dovevano intervenire in tempi successivi anche una decina di persone che operavano nelle varie cabine. Eh sì, c'erano 7 cabine sparse per il piazzale, ciascuna competente solo per una parte, e tutte dovevano provvedere alle medesime funzioni: formare e distribuire gli itinerari e gli instradamenti dei treni, delle manovre e del ricovero dei rotabili. E per forza i treni rimanevano in attesa ai segnali d'ingresso. Era proprio lento il vecchio impianto. 50 anni portati bene, ma sempre 50 anni. Adesso è proprio diverso. Tutto centralizzato, rapido, efficiente. Il traffico può aumentare di un buon 30%, fino a 650 treni al giorno e 61 operatori anziché 136. Si possono formare 1100 itinerari e oltre 6000 instradamenti di manovra. Sembra davvero incredibile. Ci sono voluti 8 anni di lavoro per ottenere tutto questo, ma oggi abbiamo finalmente un impianto ACEI all'avanguardia. Ma vediamo un attimo come è composta la cabina. Gli impianti principali sono la centralina alimentazioni, gli armadi relè, il sistema di elaborazione elettronica dei dati, la sala operativa. La centralina di alimentazione fornisce energia a tutti gli impianti di cabina e viene alimentata tramite 2 linee elettriche a 6000 volt che fanno capo al quadro elettrici di media tensione. Da questo, attraverso 2 trasformatori di potenza da 315 kV ampere, le 2 linee vengono connesse al quadro elettrici di bassa tensione, funzionante a 380 volt. Allo stesso quadro fa capo la linea proveniente da un gruppo elettrogeno da 250 kV ampere con funzioni di emergenza. Le 3 fonti di energia a disposizione della CEI possono essere commutate tra loro tramite un sistema elettronico a commutazione automatica, con tempi inferiori a 1/50 di secondo. La logica di controllo e comando delle commutazioni è costituita da un sistema elettronico allo stato solido,
in grado di fornire a ogni istante lo stato dei circuiti di commutazione. Una centralina statica, dotata di batterie di riserva, è in grado di mantenere sempre alimentate le apparecchiature elettroniche della cabina. Le uscite in bassa tensione, necessarie al funzionamento della CEI, sono ricavate da 4 pannelli di alimentazione, uno per ogni zona in cui è suddiviso l'impianto. Un quinto pannello costituisce riserva calda per gli altri 4. La sala relè contiene 32.400 relè di vario tipo, suddivisi in circa 3.300 unità chiuse, le quali sono montate in oltre 200 telai. I collegamenti tra le varie parti dell'apparato sono eseguiti mediante cavetti a 20 conduttori attestati con connettori a innesto. La ricerca di eventuali guasti è coadiuvata dal sistema di elaborazione dati, che è dotato di un programma specifico in grado di eseguire una diagnosi sulle condizioni necessarie per l'esecuzione dei comandi e di fornire il risultato dell'indagine su un tabulato apposito. Tra le diverse tecnologie innovative introdotte, particolarmente importanti sono le pulsantiere utilizzate dagli operatori per i comandi di istradamento e per i comandi di emergenza riguardanti itinerari e deviatoi. Sono gestite da una logica elettronica programmata a microprocessore, realizzata in modo da garantire un'affidabilità elevatissima. La pulsantiera di emergenza rappresenta una prima applicazione sistemistica in sicurezza dell'elettronica a microprocessore. Il sistema centrale di elaborazione dati è costituito da 2 linee. Ciascuna è composta da un calcolatore con memoria centrale da 192.000 bytes e memoria di massa con una unità a disco da 10 megabytes. Il collegamento tra le diverse unità è gestito mediante un dispositivo di commutazione automatica, in grado di escludere dal servizio una eventuale unità guasta. Il raddoppio del calcolatore e della memoria di massa consente la continuità del servizio in caso di guasti. Infatti, i 2 calcolatori lavorano parallelamente sugli stessi processi, ma solo il principale o master può colloquiare con l'esterno. Il secondo, la riserva, riceve dal master gli stessi dati e li elabora in parallelo per poter proseguire nel controllo dell'impianto in caso di guasto al master. Il sistema di gestione delle comunicazioni è composto da 2 calcolatori di comunicazione con 64.000 bytes di memoria, interfacce di comunicazione con tutta la periferia e apparecchi per le comunicazioni seriali a 1200 bit al secondo su coppia telefonica. Infine, c'è la sala operativa, dalla quale viene controllato tutto il traffico dei treni in ingresso e in uscita dalla stazione. Un dirigente regolatore organizza la circolazione, mentre 2 dirigenti movimento, dotati di 2 terminali con tastiera, comandano gli itinerari dei treni. I movimenti di manovra, di piazzamento e di ricovero sono invece comandati da 4 banchi distinti, tanti quante sono le zone in cui è stato suddiviso il piazzale. D'ora in avanti, segnale verde a Milano Centrale.